South Social Club. Il capitano di Goodyear, oggi Goodyear perde la testa e anche il primato dell'imbattibilità che aveva ottenuto contro Huawei, una giornata da dimenticare, diciamo così. Sì, perde la testa probabilmente in tutti i sensi, oggi non c'eravamo in campo, di certo non abbiamo sottovalutato l'avversario, sapevamo che era forte, speravamo la nostra portata, ma siamo rimasti in ferie, non siamo mai tornati dalle vacanze di Natale. Il campionato non è ancora lungo, ma ci sono tantissime squadre in pochissimi punti. Secondo me bisogna cancellare un brutto pazzo negativo e ripartire subito, perché si può ancora vincere questo torneo. Sì, sicuramente ritorneremo a pedalare. La prossima sarà un'altra partita molto difficile, però insomma noi ce la metteremo tutta per finire appunto il torneo alla meglio. Puntiamo, cerchiamo di arrivare in fondo. Vogliamo. Ok, ti lascio andare per la doccia, che grazie mille. Ciao, complimenti agli avversari. Io sono Jacopo. Ciao. Siamo con Jacopo di Autogrill. Oggi una bella vittoria, 9-0, che diciamo raggiunge Goodyear con questo clean sheet, che è un privilegio per pochi. Capitano non c'era, ma sarà sicuramente orgoglioso dei ragazzi. Sì, sicuramente sì, il capitano aveva un impegno musicale questa sera, per cui è ampiamente giustificato, e malgrado ciò comunque siamo riusciti a fare una bellissima partita, direi una partita perfetta. E, devo dire che rispetto alle ultime tre partite, dove proprio non siamo entrati in campo con la testa e abbiamo subito un sacco, questa volta invece siamo rimasti concentrati proprio perché sapevamo che
eravamo pochissimi, c'erano molti assenti tra le persone che di solito giocano titolari, per cui siamo partiti concentrati al massimo. E questo ci ha aiutato, abbiamo fatto subito l'1-0 dopo 5 minuti, poi 1-1 gli altri gol. E devo dire che insomma, non possiamo che essere contenti e soddisfatti di questa partita, che ci fa ben sperare anche per le rimanenti. Ha sempre giocato bene Autogrill nelle precedenti partite di questa Champions League, ma ha sempre ricevuto poco, sicuramente meno di quello che si meritava. Oggi dei sassolini dalla scarpa tolti, possiamo dire, finalmente. Sì, forse sarebbe stato meglio fare 3-4 gol in meno stavolta e recuperare quei gol di scarto con cui abbiamo perso le precedenti partite. Abbiamo sempre perso di un gol, quindi però vabbè, non importa, adesso questo ci dà anche un po' di fiducia, un po' di morale, come si dice. Questo va bene, 9-0 è un bellissimo risultato, quindi dai, va avanti così. Va bene, in bocca al lupo per il proseguo del lavoro, che la strada è ancora lunga. Viva il lupo. Ciao, grazie. Ciao, grazie.